quale abbiamo la cassettiera. Cara Anna Falchi, sei pronta? Prontissima. Partiamo dal basso. Ok. Sì, ma se... Olè. Olè, allora abbiamo... ragazzi, un cappello da Babbo Natale. Tra un po' ci tocca. Tra un po' ci tocca, ma soprattutto perché tu arrivi dal paese di Babbo Natale. Ho questa fortuna, Rovaniemi, esatto, villaggio di Babbo Natale. Ah, la pieda. Ah, a Marcord quando si mangiava la pieda, sa solo c'è sa parso. Questo è proprio il romagnolo, quello proprio... Quello che c'è nel sangue che scorre nelle mie vene. Buona la piada. Me la mangerei pure questa piada, ma esatto. Non so quante ore ha. Eh no, lasciamo perdere. Te la posso fare espressa, guarda. La fai? Eh sì, eh. Anche con la cioccolata dentro per la tua bambina? No, io sono più sul salato. Ah, salato. Senti, ma villaggio di Babbo Natale, ma lo sai che quest'anno volevo andare... Perché volevo far conoscere Babbo Natale ai miei bambini e volevo andare un giorno perché mi hanno detto quel giorno Babbo Natale è tanto impegnato, non vi può ricevere. Bisogna far prenotare molto tempo prima. Io ancora non ci ho portato mia figlia, no. Chiaramente. Prima perché era troppo piccola, poi avevo paura che si dimenticasse un'esperienza così bella. Comunque la porto nella nostra terra, lei vuoi non vuoi. Certo. È per un quarto finlandese, anche se esteticamente è finlandese al 100%. Sono molto che orgogliosa. Che meraviglia, bionda. Di questa, bionda, con gli occhi azzurri, pelle diafana, proprio... No, questo la vedete, è proprio come mamma, è una sono mini contenta te. Sì, perché tutta la fatica che noi mamme facciamo, la soddisfazione meno che ti somigli, quando ci vuole ci vuole, esatto. E quindi cioè Babbo Natale esiste. Babbo Natale certo esiste, vogliamo anche andare a conoscere. Lei pensa proprio che sia proprio che quello lì che viene dalla Finlandia. Allora lei quando chiede tanti regali, dico amore, più di tanto non ce la fa a portarli fino là, perché insomma è lungo il viaggio, quindi cerca di chiederne pochi. L'anno prossimo ci andiamo insieme, allora. Volentieri. Cominciamo a prenotarci adesso. Praticamente, che però è veramente un bel viaggio che rimane nella memoria. Te lo ricordi? Beh sì, sì, come no. Poi mia mamma ti ricordi i suoi, perché comunque quando... lei era piccola, c'era l'abitudine di andare in campagna, ma una casa in campagna, lì più che in campagna, lì sul lago, perché chiaramente in Finlandia è pieno di laghi, il paese più ricco di laghi. E quindi passava Babbo Natale per tutte le case, sai, col focolare, tutte quelle cose proprio romantiche, da piedi scalzi sul legno, quindi mi ricordo queste cose qua, i racconti di mia mamma, poi io l'ho vissuta in modo più turistico, chiaramente. Allora, ti abbiamo visto adesso da piccola, ho una foto di te alla prima comunione, di solito le bambine il giorno della prima comunione, un po' perché stanno cambiando, stanno crescendo, non sono fantastiche, ma tu anche lì eri pazzesca, cioè, anche alla prima comunione. Guarda com'era... come ero santa, con le manine così, proprio in posa. Era un po' un mix, era un tenero mix, perché ero santarellina ma anche un po' diavoletta. E a 17 anni com'eri? Al 17 anni già più panterona, ecco. Eccola, modella a Milano, casting con Charlize Theron, con Sharon Stone, con Monica Bellucci. Cioè, sì. Questo era il livello, ragazzi. È vero, è vero. Facevo i casting con loro, partivamo tutte allo stesso modo, con il book sotto braccio, prendevamo la metropolitana, i tram, andavamo in cerca di fortuna. Loro non hanno avuto molto più di me, devo dire. Sì, ma loro sono andate anche in America. Io nel mio piccolo, devo dire, sono contenta, per carità, però loro, diciamo, hanno quella marcia in più, che una sana invidia si può avere, ecco. E anche per verso la Bellucci, colori completamente opposti ai tuoi. Anche questa qui è una foto di un film che abbiamo condiviso, Palla di neve di Maurizio Nichetti, quindi un bacio, un ricordo a Paolo Villaggio, chiaramente, con cui avevo già lavorato nello spot di Fellini, e quindi insomma una persona molto molto importante nella mia vita e nella mia carriera, però nella vita, perché siamo diventati anche molto amici in questo periodo lavorativo. È vero che la Bellucci ti ha rimproverato? E non per una scena del film. No, eravamo molto amiche, devo dire, in quel periodo, ed è una persona meravigliosa. Lei è una star, ma ha tutto tranne che atteggiamenti da diva. È una ragazza molto umile, semplice, sempre rimasta a se stessa, si merita tutto quello che ha.
veramente, perché è una ragazza straordinaria, io l'ammiro tantissimo. L'improvero non me lo dice, allora l'improvero lo dico io, sì, che diceva che avrei dovuto diciamo fare più la modella, quindi guadagnare tanti più soldi, girare il mondo, e poi dopo diciamo quando è diventata vecchia di fare l'attrice, un po' quello che ha fatto lei, fino ai 30 anni ha fatto la modella, ha fatto tutto il mondo. Perché ha girato il mondo, quindi c'è una cosa che non esclude l'altra, invece io non ho mai avuto il coraggio di lasciare la mamma, le cose, era un po'... Ecco, italiana, si può dire. Ecco, diciamo, per niente finlandese. Per niente non finlandese. Avevo quella mentalità internazionale, ecco. Ah, chi non ha avuto una fascia scagli la prima pietra. Cioè, la fascia di Miss Cinema 89... Come dimenticare? Abbiamo quella partecipazione di Anna Falchi. Volentieri. Guardiamo, già mi immagino. Miss Cinema 89, numero 11, Anna Cristina Falchi. Dov'è? Anna Cristina Falchi. Più avanti, più avanti. Complimenti, Miss Cinema. Un titolo che tanti... in tante occasioni ha portato fortuna, però non sorride come noi potevamo aspettarci. Ecco, adesso risorride. Complimenti a te. Allora, rivediamolo a rallenti questo filmato. Tu sei arrivata come per dire, vabbè, prendiamo questa fascia. No, perché era un'edizione sfortunatissima quella, perché l'unica volta che c'era proprio un diluvio universale, eccetera, e tutta la bellissima scenografia di Miss Italia, quella che avevo visto io sempre in televisione, così, abbiamo dovuto farlo al Casinò di Sanremo, e quindi era tutto più, capito, più triste, c'era un'atmosfera un po' così, poi eravamo stanchissime, insomma, un insieme di cose, però sempre un bel ricordo, ecco. Ma io sono così, anche sono un po' musona, Sì, sì. Toro, sento qui dietro qualcuno che mi dice toro. Sì, toro, sono toro. Lunatica, si vede che mi giravano. Tra l'altro, appunto, il toro è un segno che prima di mollare quello che conosce bene ci mette il suo tempo, per cui non è un segno molto concreto. Però l'anno prossimo potrebbe avere una volata internazionale molto volata importante. Volata sicuro, da Anna Falchi. Diciamo che, esatto. Una bella involata. Non potevi dire verbo migliore. Io più che musone la trovo molto simpatica e sul pezzo. Però va bene. No, ma sono lunatica. Allora oggi è buona, ragazzi. Ma per forza, vengo qua a portare il muso, sto a casa, L'ombrello. Non ti azzardare. No, sei napoletana, lo so. Ti hanno avvisato? No, so. Sai. So la tua provenienza, so, però l'ombrello mi ha portato molta fortuna invece, so dove vuoi arrivare, vedi, guarda caso. Ma che non lo apri. L'ho già citato prima, Fellini, andai a fare il classico provino a Cinecittà, nei famosi studi, Fellini è tutto famoso, tutto noto, eccetera, tranne insomma che io non ci credevo minimamente che potessi essere il genere di Federico Fellini, però lui mi intrattenne veramente per più di un'oretta. Molto incuriosito insomma del fatto che io fossi finlandese, quindi un po' la Egberg ricordavo, non fisicamente però insomma la provenienza, il fatto che fosse romagnola, naturalmente di Rimini come lui, ma cosa ci fa una romagnola qui a Roma, sono in cerca di fortuna, maestro, gli ho detto. E allora insomma fece questo bellissimo incontro che durò anche a lungo, me ne ritornai poi in provincia. Se non che durante il weekend squillò il telefono, mia madre mi disse: presto Anna, c'è Fellini al telefono. Sì, vabbè, figurati, no Anna, ti giuro, c'è Fellini al telefono, che non c'era né cellulare, non c'era nulla. Al che risposi al telefono: sì. Pronto Anna, sono Federico Fellini. Sì. Ti volevo dire una cosa. Sì. Hai dimenticato l'ombrello. Qual è l'ombrello? Ah, quell'ombrello che avevo comprato, che quel giorno pioveva, diluviava. Io ho comprato, sai, per 10.000 lire, c'erano ancora le lire, sì, preistoria. E praticamente comprai al volo questo ombrello per non bagnarmi, nonostante tutto, arrivai lì come un pulcino così, e l'avevo dimenticato l'Italia. La emozione di conoscere Fellini, figurati. Ma sì, ma l'ombrello, ma chi se ne importa dell'ombrello? Ma pensa io che ci sono svenuta lì, capito? Sì. Ma poi ti volevo dire un'altra cosa. Sì. Vieni subito a Roma che devi venire a fare lo spot, no? Era proprio, era un birbante.
veramente simpatico, come lo sono tutti i romagnoli. Ne approfitto per salutare la mia terra. Quindi lasci casa, vai a girare lo spot, ma eri senza casa. È vero che ti ha aiutato a trovare casa? Questa cosa mi è piaciuta tanto. Ah, Fellini, sì. Io ho abitato per tantissimi anni in via Margutta, di fronte a casa sua. Sì. È bellissima questa cosa. Sì, sì, sì. Al numero 17 poi, che mi ha portato di un bene. C'avevo pure il gatto nero, vedi che... No, no, il gatto nero va bene. Il gatto nero, il 17 va bene, ma è l'ombrello. È il punto debole di Caterina, attenzione. Anche il sale, non mi puoi passare il sale. Va bene. Quello no, l'hai fatto tu, Rossella, la settimana scorsa. Tu non l'hai chiesto, quindi non porta sfortuna. Cosa? Tu non l'hai chiesto, te l'ho passato direttamente. Quando si chiede porta, non porta bene. Ora, Povia, tu da settentrionale sai queste cose? A parte che non sono settentrionale. Di dove sei, Giuseppe? Un po' misto, pugliese, siciliano, toscano. Dove sei nato? A Milano. Allora! Non sono superstizioso. Vabbè. Comunque, grazie a Fellini, grazie anche ad un ombrello perso, diventi, poi arriva il cinema, diventi un'icona sexy e ogni anno c'è il calendario della Falche. Mamma mia, non se ne poteva più, guarda. Pure 5 calendari ho fatto, sì, troppi, guarda. Certo, 5 anni, per 5 anni tenere il livello alto, gli anni passano per tutti. Quindi... Vabbè, quelli erano uno a ridosso dell'altro, ogni anno. Oh, tutto subito e basta. Allora, vediamo quello che abbiamo potuto montare e mandare in onda, dato l'orario. La novità di quest'anno è questo calendario con degli animali. Feroci, tra l'altro, molto feroci. Questa è la realizzazione di un sogno, perché ho avuto la possibilità di andare in uno zoo safari e di lavorare con gli animali selvatici, che sono abbastanza, diciamo, gentili e si fidano dell'essere umano, quindi è stata una bellissima sfida. Ho avuto anche molta paura, momenti di panico, ti giuro, li ho avuti, soprattutto quando un rinoceronte si avvicinava, oppure quando sentivo qualcosa alle mie spalle che si muoveva, tipo la giraffa che mi ha slacciato il reggiseno. Veramente, nonché mi leccava l'olio che mettiamo noi sul corpo. Era un giraffo? Pure sì. Ah, un attimo, vogliamo capire questa giraffa. Sì, praticamente facevo tutto l'olio, sai, per essere più sexy. Cioè, la giraffa a un certo punto mi leccava tutta la schiena, io così, oddio! Questo linguone, poi è bellissima, la giraffa con i ciglioni, che amore. Però io amo molto gli animali, per cui per me è stata in quel caso un'avventura speciale, soprattutto per quello, più che altro. Giuseppe Povia, un calendario a casa della Falchi, tu l'hai avuto oppure no? Confessati. Sì, sì, no, l'ho avuto, però no, devo dire una cosa su Anna Falchi, che è una delle poche, perché è vero che il calendario è una cosa attraverso la quale comunichi delle cose, però Anna Falchi l'ho sempre vista come una ragazza intelligente e ascoltandola ne ho la conferma. Ma che carino, Povia! La verità, Ma io sto simpatica, tra piccioni, Falchi, gli piace, insomma, i volati. Secondo me è per quello. Oibò. Il papillon è un microfono. Oddio, questo non mi dice niente. Ma chi è che si mette il papillon, conduce e poi ci sono tanti artisti, arrivano e cantano? Peppo Baudo. Certo. Vabbè, l'identikit. Grande Pippo. Io mi ricordo questo Sanremo, diceva mia mamma: mamma, ma quanto è bella questa ragazza bionda, ma è molto più bella della ragazza mora, che sembra una signora. Addirittura? Sì, dicevi, pensa. Ti ricordi questa cosa qua? Sì. Vedi? E adesso invece che vi vedo in questa foto, due bellissime ragazze. Sì, però per... bella coppia, era una bella coppia che funzionava anche molto mediaticamente. Beh, vi hanno messo in contrasto. Sì, infatti, ma non era vero assolutamente. Cioè, non è che ci filassimo più di tanto, perché non è che...
c'era poi così tanto tempo. Insomma, ognuno faceva la propria vita. Non pranzavate insieme? No, eh? Ma quello non succede mai, ma non per volontà, per cattiveria o che per insomma, disistima l'un con l'altro, eccetera. Semplicemente non c'è tempo, comunque non c'è stato nessun problema, assolutamente. È stato un bellissimo Sanremo, uno dei ricordi naturalmente più belli e più vivi anche della mia vita, della mia carriera. Poi lei era tutta con degli abiti, la Claudia Cole meravigliosa, con questi abiti tutti molto a sirena. Tu invece avevi delle cose gigantesche. No, quell'ultima sera, eccolo, mio fratello Sauro, che tu conosci, hai visto dietro le quinte, insieme ad altri amici, mi sono portata tutte gli amici perché proprio incosciente, ero giovane, si facevano la televisione, la facevo veramente come una ragazza della porta accanto. Loro in giro per Sanremo con sta torta, capito, a portarla a piedi perché non c'era un mezzo per trasferire la serata finale, perché io avevo fatto la pubblicità come modella, quindi sconosciuta, dello stilista, con questo abito. E quando dovetti fare Sanremo ho detto: ma quell'abito che io l'hanno ritirato fuori dagli archivi, e ci tenevo tanto perché è uno degli abiti più belli, sembra Rossella Ohara, bellissima, Via col vento, era veramente molto bello. Quindi era solo quello più esagerato, l'ultima sera ci poteva stare. Però ballette parlanti. Beh, io sì, parecchio, ero bella pimpante, anche se non mi dava la parola, beh, la prendevo, mi prendevo tutto lo spazio, sgomitavo e mi facevo notare, però Pippo non mi ha detto mai nulla. Sgomitavi perché no, in quel nel punto... senso positivo, no, perché... nel senso positivo, però ecco, non ho avuto mai bisogno. Però hai capito che era la tua occasione. Sì, 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 e lui mi ha dato proprio carta bianca, anche troppa forse, perché insomma poi mi sono un po' allargata. Adesso c'è la sua filastrocca in finlandese. Io, senti, vorrei leggere il testo, perché giusto che noi si sappia qualche cosa di questo testo, che tu lo conosci in finlandese, tua madre è finlandese, ti ha insegnato... Sì. Che ti aiuto. Dunque... Ententen telikanmenten kissun vapula vissun elink lelink klot vipula vapula vot eskon saun pi un pao nek risane ysit e peis. È bello, è bello, eh. E tua madre ti addormentava con questi suoni. Ma che hai cantato? Era una filastrocca finlandese fatta così, il rap. Poi Cecchetto fece fare l'arrangiamento all'epoca. Cioè ci fu anche proprio un'unione di... Sì, sì, no, uno sforzo non differente. Poi... No, ma poi c'era ancora il disco, si vendeva il disco praticamente. Io magari andavo in una discoteca, abbiamo fatto una sola, mettevano una canzone, io, sì, sì. Ho venduto anche 20-30 mila copie, questo una roba del genere. Questo solo perché erano falchi, però, scusate, beh, perché no, questa filastrocca non ci dice nulla. Per la copertina. Ma com'era questa copertina? La copertina era molto sexy. Con la giraffa dietro, no? Lo stile era quello, diciamo. Claudia Cole, prima abbiamo parlato della Bellucci, di Sharon Stone, un'altra tua grande amica, Valeria Marini. A un certo punto tu la imiti. Ebbene sì, mea culpa, mea culpa. Mi dispiace, perché ha avuto molto successo questa imitazione, però poi mi sono anche un po' pentita, perché è come prenderla in giro. Però devo dire, Valeria, la conosciamo tutti, ha un carattere fantastico, è una persona estremamente stellare, lo sappiamo, certo. Baci stellare Valeria, quindi lei non se l'è presa, non se l'è presa, e sono contenta di questo, però no, non lo faccio più proprio perché ho rispetto comunque. Quindi di lei. Quindi tu live non me lo fai? Adesso live così. No. No, basta abbiamo già David dato. E allora sei costretto a pigiare play. Come va, Valeria? Ma come va, è quando troppo veramente non ho parole. Questi qua mi trattano come caro bestiame e non mi danno i vestiti e non mi danno le cose del trucco, proprio veramente. Ma che sono, il caro bestiame? Ma davvero, no. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Mr. President, happy birthday
to you. Baci stellari. Non ti faccio commentare, va bene? No, ho detto tutto, guarda. Anna, prego. E poi devi leggere questa pergamena. Attenzione. Se con noi volete parlare, sappiate che oggi vi siamo venuti a trovare. Sì. Vengo da Urano, un pianeta lontanissimo, molto lontano dalla Terra. Ma non così tanto, Caterina. Anche da noi sono arrivati i calendari della Falchi. Poveri extraterrestri, pure voi avete dovuto seguirmi. Però dai, non male. Ma resta lì mentre la Falchi ci dice perché è arrivato un extraterrestre. Sì, beh, l'ho detto tantissime volte, non è una novità per chi mi segue. Ma mai nessuno ti ha fatto avere uno così a casa. Non l'ho mai visto in carne ed ossa, come ho detto, non ho visto E.T., non ho visto il famoso omino verde, chiaramente, ma semplicemente quella che viene considerata... La navicella. La navicella, l'UFO, che sarebbe, come in italiano, significa proprio oggetto volante non identificato, ovvero UFO sarebbe quello. Io ho visto così, ma cosiddetto era tipo così? UFO. Esatto, esatto. Era tutto bianco con questa luce rossa intorno, l'ho vista per due volte, però era nella mia infanzia, avevo circa 10 anni. Dove eri? A Reggio Emilia. Avevi 10 anni, te lo ricordi perfettamente. Sono abbastanza... Cioè, due volte ci siamo poi spaventati, cioè una volta l'ho visto solo volante, però uno dice, boh, magari può essere ho un visto aereo. Male, un aereo, un anno. L'anno dopo ci siamo stati svegliati di mattina da questo rumore assordante, abbiamo aperto... Le serrande, era l'alba, alle 5, alle 6 del mattino, una roba del genere, nel campo di fronte a casa nostra era parcheggiato questo disco volante, ecco. Al che noi abbiamo chiuso tutte le serrande, ci siamo nascosti, siamo rimasti lì, fermi, poi non so cosa è successo. E con i tuoi fratelli? Io, mio fratello e mia mamma. Quindi tre persone l'hanno visto? Ti hanno preso avanti in giro? Questa no, ma c'è scetticismo, chiaramente... Così come molte persone invece, poi attraverso anche insomma, il web, si possono vedere tante testimonianze a riguardo. Per cui io dico, sono UFO, sono nuovi mezzi di trasporto che la NASA sta qualcosa provando. È. Cioè qualcosa è, non però... Come non come te, Tommaso Rinaldo, tu niente, togliti no, quest'abito allora... e torna tra noi, grazie. Non vado bene, allora torno a casa che tanto c'è un sacco di strada da fare. Ciao caro. Caterina, posso dirti una cosa? Io credo ad Anna Falchi sulla questione UFO per un motivo molto semplice. Anna è troppo bella per essere umana, quindi erano venuti a riprenderla. Ma che e grande. Io ci ho fatto un meme su questa cosa, perché sto sul che pezzo. Grande. Guarda che vignetta. Eccolo qui, i terrestri li ho conquistati. Passiamo alla fase 2. Anna... Ancora un cassetto. Ma la cassettiera è infinita. Ecco. No, cioè, pensavi di essertela scansata. Ma abbiamo gli amori di Anna. Ah, capirai. Quanto tempo ci abbiamo? Secondo me è finito il tempo dell'intervista della cassettiera, vero? Secondo me è finito. No, questo cuore che vaga ormai da 2 anni, potremmo anche cambiarlo. Ma, ma ragazzi, scusate, ma che è? Che orrore! Ah, Mr. Replay? Fiorello? Ah.
Hai ancora il suo numero di telefonino? No. Ma no. Vabbè, il numero di telefonino, no, fagli i complimenti. No, no, ti no. Vedo, ti guardo, che bravo. No. Come dico, è una storia prescrittissima, sono passati così tanti anni, però ancora la gente se lo ricorda, è incredibile, cioè è un osso dura questa storia. Abbiamo anche un filmato a supporto, no, dai, ormai hanno una vita tutti e due. Diceva, no, esatto. Vabbè. Eravamo i Ferragnez, no? Ma è vero che la Falchi e Fiorello... È possibile che tutto per te diventa... Ma possibile? Ma è una notizia di storia, di cronaca. Di storia... Falchi, c'è un legame, una cosa, c'è, giustamente, insomma... Non c'è nulla di male. È uno dei divi più amati del momento. È un grande showman, ma soprattutto è un artista completo. Infatti sa presentare, cantare, ballare e imitare. Dimenticavo, sa anche cucinare. Signore e signori, Fiorello! Come va? Bene, tu? Sto tranquillo. Quello è per cantare e questo è per parlare. Sto tranquillissimo. Ma quello ha detto prima, sai cantare, parlare, presentare, imitare, cucinare, adesso manco il microfono sai tenere. E quella ha detto prima, quella. Vabbè. Comunque, storia archiviata. E il numero di Max Biaggi invece ce l'hai? Sì, di Max, sì. Sinceramente sì. Con chi rimane amico, con chi no, insomma. Con Max sì, ci sentiamo una o due volte all'anno, insomma, dei momenti se ci prendiamo in giro. C'è sempre stato un rapporto scherzoso, quindi è una persona comunque che mi sta molto, molto a cuore. No, perché sai, non vivendo a Roma, allora tu pensi che la persona che vive a Roma lo frequenti e lo vivi di più, tutto no, qui. No. Quanti anni con Max Biaggi? Poco, un paio d'anni. Tu ricordavi di più? Io ricordavo un quattro, minimo un quattro. No. Tanto tempo solo col mio attuale compagno, sinceramente. Da quanto tempo stai con lui? Quasi 9 anni. Mio record! Ti vedi insieme? No! Ah, c'è qui il trucco. C'è il trucco! E qui Andrea, che c'è il trucco. Andrea. Non vivi con Andrea? No. È una storia complicata la mia. L'ho conosciuto che era incinta, quindi stava inguaiata. Capisci a me. Poi, insomma... Però ti hai lasciato con il papà di Alissa. Mi sono lasciata dopo che è nata mia figlia. Quindi, poco dopo? Sì, poco dopo. Quindi devo crescere mia figlia. Così non è facile prendere delle decisioni così importanti comunque, no? E quindi ancora siamo così. È un bravo così. Papà con lei? Sì, è una persona straordinaria. Hanno un bellissimo rapporto. Lei c'ha due papà, il suo vero e c'è il vice papà, quindi cioè più amore ha, io più sono contenta. E poi c'è Sauro, tuo fratello. E poi c'è doppi regali, vuoi mettere per i bambini, hai capito? Capirai. Anna, non ti sei più sposata, l'hai fatto solo una volta con Stefano Ricucci e non l'hai più fatto, perché è stato un matrimonio difficile il vostro? No, innanzitutto è stato un matrimonio bellissimo, quindi non ho rimpianti al riguardo, lo rifarei sempre. È stato talmente bello, talmente un sogno, però era troppo, vum, puff, da un giorno all'altro, poi niente, è finito tutto così all'improvviso, in modo tragico, è successo tutto quello che è successo, non voglio rimvagare il passato, però è stato veramente tosto, sono rimasta abbastanza scottata, per cui è difficile ripercorrere un'esperienza, ripercorrere il passato e rifare un'esperienza del genere, però sono sempre pronta perché io sono sempre una persona super positiva e quindi mai dire mai. Quindi mi sa che non resterà single in casa per sempre. No, certo.